seconda del video, ho dovuto tagliarlo perché sto parlando tantissimo. E sempre da Bappa, sono andata a recuperare questi qua, il regalo della mia nonna, perché gli ho fatto appunto la tinta, lei ha voluto darmi la mancia. E vabbè, mi ha dato 10 euro di mancia e sono andata quel giorno che mi era, il giorno dopo che appunto ho ricevuto la mancetta. Andavo con mia mamma a cercare il regalo di Santa Lucia, che doveva essere un vestito per un matrimonio, che poi purtroppo non ho trovato da Zuiki. E niente, sono andata da Bata e ho visto che c'erano appunto le promozioni, c'erano alcune scarpe a 10 euro e a 20 euro, 19,90 e 9,90. E prima vi ho fatto vedere quelle ballerine che ho preso, però la volta prima ho preso delle décolleté molto simpatiche, e sarebbe appunto il regalo della nonna, che venivano 79,99, cioè cose proprio pazze. Io ho pagato solo 9,99. Allora preparatevi, perché anche queste non sono per niente sobrie, però mi piacevano anche così. Ho creato degli outfit immaginari stile un po' fashion blogger e mi sono piaciuti tantissimo. E le décolleté in questione sono queste, sono delle décolleté sempre in cavallino, probabilmente il cavallino l'ha messo in promozione perché non lo so, magari non riuscivano a venderlo, comunque sempre con questo pelino cavallino. E queste qua sono giraffate, delle semplicissime décolleté a punta con il tacco medio, perché il tacco sarà un tacco 7-8 cm, non di più. E molto simpatiche anche queste qui. Le immaginate queste già più fattibili, con magari dei pantaloni neri, un po' col cavallo basso e sopra la giacchetta in pelle, con sempre la giacchetta in pelle e dei jeans semplicissimi, cioè immaginate degli outfit molto semplici con questa ai piedi che per rendere l'outfit diciamo più particolare. E questo qua è il regalo della mia nonna, molto contenta di questo regalo e sono molto contenta anche di trovare, ce n'erano anche diverse, ho scelto questa alla fine perché purtroppo per i numeri non ce n'erano tantissimi, erano tutti numeri alti, però erano bellissime anche a pois bianche nere, ce n'erano un paio stupende, gialle e marroni, e quelle erano quelle di cui mi ero innamorata, tutta fantasia un po' non pitonata, tutta sgrafignata, non so come spiegarvi, ed erano stupende, però purtroppo non c'erano i numeri, quindi mi sono accontentata di quelle, ma mi piacciono anche quelle. Poi, sempre restando in tema scarpe, sono stata sempre stamattina in un negozio a Brescia che si chiama Via Vai, in centro a Brescia, Via Vai, fine serie. E ho trovato delle scarpe molto carine, due paia di stivali, c'erano tutte le scarpe a 10 euro, se vi interessa, se siete lì dalle vicinanze o comunque ecco, se volete delle info scrivetemi pure nei commenti, e c'erano praticamente tutti gli stivali a 10 euro, e lì praticamente sono divise per numeri, e uno prende uno stivale, una scarpa, la prova, e poi va alla cassa e gli dà la seconda scarpa, paga e via. Via vai. Ho preso due paia di stivali di cui sono felicissima, mi sono contenuta e sono rimasta molto molto contenta. Il primo paio, ve ne faccio vedere uno giusto per, visto che via vai, è questo bellissimo stivale qua, è uno stivale stile così un po' cavallerizza in ecopelle nero con praticamente questa banda nella parte alta vicino al ginocchio fatta in questo modo di questo bellissimo marrone camel, e poi praticamente ha questo ricamo, e questi qua mi ricordano tantissimo degli stivali firmati, li ho visti ancora in tantissime boutique, mi piacciono veramente tanto, ovviamente questi sono in ecopelle per fortuna, e vedete hanno questo ricamino qua sul davanti, restano appunto così, punta stondata, tacchettino proprio stile cavallerizza. Anche questi qua me li immagino benissimo con un semplicissimo leggings nero e una maglia nera un po' lunga, oppure con un vestitino semplice, i collant coprenti e questo qui è il tuo cappotto, e si è subito vestiti, casual e chic allo stesso tempo, secondo me. Quindi io questi stivali qua li adoro già, devo ancora metterli, ma già li adoro, e secondo me sono molto versatili, molto eleganti, nonostante siano semplici e nonostante non abbiano un tacco. Altro paio che ho preso, meno semplice di quelli prima, sono questi bellissimi, secondo me anche questi qua addosso sono spettacolari, questi stivaloni qua, bellissimi, ripeto, bellissimi, 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 mi piacciono davvero tantissimo, e sono di camoscino, è color borgogna, quindi un bellissimo colore, che per l'autunno è uno dei miei colori preferiti, e è fatto in questo modo, praticamente, questi sono molto più alti, hanno questa catenella dorata sulla caviglia, con questa nappettina
molto molto carina, e poi un tacco bello alto, perché questo sarà un tacco 12 con un bel plateau. Il tacco e il plateau restano in ecopelle e tutto lo stivale comunque è in simil camoscio, e poi hanno questa cernierina così interna, e questi qua con un vestitino, secondo me, sono con dei vestitini, sono spettacolari. Vestitini intendo vestiti anche lunghi, nel senso, non vestitini in micro abiti, però anche con un bel vestitino, anche un po' così a bambolina, con questi qua, oppure con un legging sempre, un maglione, cioè sono quelle cose super versatili, li adoro. E poi ho pagato praticamente soltanto 10 euro l'uno questi stivali, quindi sono contentissima, diciamo, di averli trovati. 20 euro mi sono presa questi due paio di stivali spettacolari. E mi sono contenuta perché in realtà nel negozio c'erano un sacco di cosine. Poi, qua vi faccio vedere un miliardo di cose. Allora, sono stata, questa non c'entra niente perché è la gonnellina di Zara che ho preso, che ho fatto stirare. Sono stata al mercato, al mio solito banchetto, che di solito ha le cose a 4 euro, però questa volta solitamente in inverno le ha a 5 euro, poi le mette ancora 4, e ho trovato delle cose super carine. 4 vestiti me li ha regalati mia mamma per Santa Lucia, 2 me li ha regalati mia zia e il resto l'ho comprato io. Però era comunque ogni pezzo che vi faccio vedere, ogni singolo pezzo, il costo di 5 euro, e secondo me... Veramente, poi vi devo anche raccontare una cosa che ho visto in un negozio che è allucinante, agghiacciante, però ve la racconto quando vi faccio vedere il vestito. Ho preso prettamente abbigliamento, perché li vende solo abbigliamento. La prima cosa che vi faccio vedere è un vestito che secondo me è spettacolare, ed è questo abitino qui, guardate, fatto in questo modo. Allora, il tessuto è molto buono, nel senso non sono tessuti matti o... Adesso non so dirvi che tessuto è, sì, sarà magari viscosa comunque... elastane e poliestere, ok, azzeccato mezzo, però è molto grosso, molto piacevole, tipo un pochino, non so, tipo rete nido d'ape, una cosa del genere, è un tessuto molto grosso, non è una cosa comunque straccia da dire, uno straccetto, è un vestito molto bello che secondo me non vale neanche 5 euro, nel senso mi sembra un vestito molto più costoso, è fatto in questo modo, praticamente abitino a canottiera, arriva in vita e poi viene giù praticamente la gonnellina ampia con queste magnifiche rose, vedete, roselline gialle, poi c'è dentro qualche rosa azzurra e un po' di natura morta marrone, è bellissimo, secondo me chicchissimo. E questo qua, tra l'altro, infatti stavo pensando, poi vi chiedo consiglio perché ho un matrimonio a gennaio e stavo pensando di utilizzare uno di questi abiti che ho acquistato, visto che quello che volevo prendere non l'ho trovato, per questo matrimonio, un matrimonio non super sciccosissimo, nel senso un matrimonio normale, che avrò a gennaio. E ditemi voi, uno dell'opzione era questo, per cui ho detto quasi quasi, lo potrei usare anche per il matrimonio, tanto chi lo sa che costa 5 euro, cioè sembra no, un vestito da 5 euro. E avevo pensato, il primo è questo qui, fatemi sapere poi la vostra scelta, o se per voi sono... allucinanti da non utilizzare al matrimonio, ditemelo pure. Praticamente ha la zippettina dietro, si chiude così con la zip nascosta ed è veramente bellissimo, fatto così a pieghette, molto molto carino, e questo qua va bene sia adesso se lo vogliamo invernalizzare che, perché no, anche in primavera tranquillamente lo si può utilizzare. E questo sempre 5 euro. Altro abitino, questo non sarà per il matrimonio perché è bianco e il colore bianco è assolutamente vietato in matrimonio, e io seguo la tradizione, ed è quest'altro abitino fantastico che c'era anche in altri colori, spero che riusciate a vederlo. È fatto in questo modo, praticamente ha i profili in ecopelle, fatto così a canottiera, è leggermente, vedete, più scollato nella parte dietro e meno e più accollato davanti, come quelli che si usano adesso. E anche questo qua ha proprio l'idea di essere fatto benissimo, perché viene giù così sciancratino, e poi la gonna è molto ampia e svolazzante. Anche questo qua secondo me è un vestito molto bello, chicchissimo. Anche questo è un bel tessuto perché ha tutta questa praticamente trama in rilievo, e lo trovo bellissimo, cioè 5 euro, veramente un pacchetto di sigarette, ragazze, non, senza parole. Questa volta, questo giro, aveva un sacco di cose carine, secondo me, proprio avrei preso tutto il banchetto, però mi sono dovuta anche lì trattenere. E poi ho preso questa felpettina qua, sempre 5 euro, che c'era di tantissimi colori anche questa, ed è praticamente una felpina così, sempre con il tessuto qua abbastanza grosso, con la trama abbastanza grossa, tutto così un po' leggermente, non so se riuscite a vedere, comunque è tipo un pochino così lavorato,
ed ha praticamente questa scritta che c'è scritto possible è déjà fait, boh, possibile, è possibile, è già fatto, qualcosa del genere, in francese, comunque non stiamo qua a leggere e tradurre, per carità. E è fatta così praticamente, resta un po' più cortina davanti e più lunga dietro, e la parte dietro e le maniche è tutta così sul bordeaux. Anche questa qua 5 euro, molto carina, e ho tra l'altro una berrettina bordeaux da abbinare, secondo me, con un look così un po' grunge, sta bene. Poi sempre a 5 euro, eccolo qua l'abito incriminato. Allora, questo abito qua ve lo faccio vedere, l'ho pagato 5 euro, tra l'altro ho preso una M perché mi sembrava piccolino. Quando l'ho acquistato, che stavo andando con le mie borsine nei negozi di scarpe, non passo davanti a un negozio di abbigliamento, niente di scicchissimo, un negozio normale di abbigliamento, non lo vedo in vetrina, identico, spaccato, 29 euro, vi giuro, cioè volevo fargli la foto, gliel'ho pagato 5 euro, vabbè, no comment. E tra l'altro al mercato c'erano anche più varianti di colori, lì c'era solo bordeaux. Al mercato c'era bordeaux, verde militare e nero, quindi no comment. Comunque non fatevi ingannare da questi negozi che si spacciano per chissà quale negozio di qualità. Cioè 5 euro, 29 euro, stesso prodotto. Spero che nessuno si sia fatto incastrare. Comunque è questo abitino qui, è fatto, è molto bello. Secondo me è fatto tutto dietro, praticamente resta come un maglioncino, come anche le maniche, così a costine, vedete, molto pesante tra l'altro. Fatto così tutto a costine, e davanti praticamente è giro collo con tutto davanti così in ecopelle, e resta praticamente tutto strettino tipo un tubino, vedete, e con le ecopelle così, fatto molto molto carino. E anche questo qua 5 euro e nel negozio era 29 euro, la marca è Meili, non so, spero che non ci sia anche nei vostri negozi, se no veramente non compratelo perché è un furto, cioè stiamo scherzando, dai, 29 euro, neanche 10-15 euro, 29, che è il quintuplo praticamente, cose dell'altro mondo. Poi sempre il bacchettino del 5 euro, ho preso 50.000 cose. Allora, l'altra opzione per il matrimonio è praticamente questo vestitino qua, che ho pagato sempre 5 euro, la marca è Diana Mod, che non so che marca sia, ed è l'altra opzione per il matrimonio. Questo è un pochino più serio come vestito, un po' più sobrio, ed è un semplicissimo abitino di pizzo, tutto completamente di pizzo, con le maniche così un po' trasparentine, e poi invece il corpetto così davanti resta ovviamente con la sottoveste blu scuro, ed è molto molto carino, molto fine. Anche questo qua me lo sono immaginata che potrebbe essere carino per il matrimonio, semplicissimo, di pizzo, viene giù così a tubino. L'unica particolarità che ha, oltre al fatto che sia di pizzo, è questa parte così sul davanti, questo scollo così a V, che vedete resta trasparentino, velato, diciamo, che lo rende anche un pochino più sexy, diciamo. Stavo guardando che c'è un filo, avevo paura che fosse rotto, vediamo se... No, è perfetto, ok, c'è solamente quel filettino lì. Comunque, vedete, è fatto così, semplicissimo, di pizzo, e anche questo 5 euro. Fatemi sapere se preferite questo per il matrimonio, un po' più serio, o quello con i fiori un po' più divertente. Poi ne ho anche un'altra opzione, sempre così. Poi, sempre banchetto di 5 euro, ho preso questa felpa qua, che ne vado fierissima, sono felicissima. E anche questa qua l'ho pagata solo 5 euro. E però ce n'era solo una, perché la voleva prendere anche mia mamma, ma ce n'era veramente solo una. Non so dove, come mai non ce n'erano più. Ed è questa felpa qua, che tra l'altro se ne vedono tantissime, da Stradivarius, da Zara, da Bershka, in tutti i negozi. L'ho trovata, la volevo prendere, però non volevo spendere 20 o 30 euro per una felpina così. Cioè, no, non mi va. L'ho trovata 5 euro, sono rimasta felicissima, ed è fatta in questo modo, bianca, vedete? Bianca, con tutti questi fiori. E la scritta, cos'è che c'ho scritto? Vediamo. Forever... Perfect... No, scusate, Perfect Love, amore perfetto. È fatta comunque così, bella grossa, cioè il tessuto è bello grosso, ha questa trama sempre così in rilievo, diciamo molto molto carina. Ha il cappuccio con appunto queste righine bianche e nere, che viene richiamato anche sotto, cioè nella parte qua, vedete? E questa qua è una felpettina che è così bianca e nera, righe anche qua. È una felpettina molto bella con questi fiori, che va benissimo anche in primavera, ma me la vedo bene anche adesso. Con un pantalone nero, con un leggings nero, con un jeans, la trovo molto molto carina, e va bene anche per l'ufficio, perché non è una felpa diciamo sportiva, è una felpa molto adattabile anche a dei look più carini.
Poi provo a tagliare il video perché diventa un po' lungo.